relativamente alla biodiversità, occorre dire che molte volte coloro che protestano contro gli OGM si lamentano anche perché questi OGM sarebbero sterili, cioè incapaci di riprodursi. In questo caso, se fosse vero questo, il problema della biodiversità non si proporrebbe. Supponendo invece che questi OGM non siano cosiddetti Terminator, no, non siano capaci di siano capaci invece di riprodursi ancora, allora il discorso della biodiversità in qualche misura potrebbe essere interessato. Però dobbiamo dire che la biodiversità storicamente è stata il grande nemico degli agricoltori. Gli agricoltori hanno sempre selezionato le piante e gli animali più produttivi e hanno scartato quelli meno produttivi. È pur vero però che noi abbiamo bisogno della biodiversità perché attraverso la biodiversità possiamo ancora fare nuovi incroci e quindi produrre nuove piante ancora più produttrici. È altrettanto vero però che chi vuole obiettare a questo argomento utilizzando gli argomenti dei produttori degli OGM potrebbe dire: guardate, anche se potesse esserci qualche disturbo alla biodiversità, noi saremmo in condizione di produrne molte di biodiversità attraverso gli OGM.